Vi aspetto tra pochissimo per una nuova puntata di Mi fido di te. Stasera ci occuperemo di cani problematici e dei percorsi riabilitativi fondamentali per ripristinarne l'equilibrio e nuove strade di consapevole felicità. Ma adesso pubblicità, sigla e poi ci rivediamo qua. Iniziamo. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. C'è un'isola dove trovi tutto. Ma proprio tutto per il tuo pet. Come Olife Natural Nutrition. Solo alimenti sani e bilanciati, con carne fresca come primo ingrediente. Olife Natural Nutrition lo trovi in esclusiva nei negozi e sul sito isoladeitesori.it. L'isola dei tesori. Pet lovers. Come te. Buonasera e bentornati a Mi fido di te. Oggi, come vi ho poc'anzi anticipato, parliamo di cani problematici, quindi di tutte quelle situazioni in cui ci troviamo a relazionarci in maniera difficoltosa con il nostro cane. Naturalmente anche delle possibili strade per risolvere questi problemi e magari alcune volte imparare anche a conviverci. Ma vado subito a presentarvi gli ospiti con cui affronteremo questo argomento. Abbiamo con noi Pietro Gasparrini, educatore cinofilo e terapeuta del comportamento. Benvenuto Pietro, grazie per essere qui. Buonasera. E Paolo Carotti, che è titolare insieme al fratello Carlo del Camilla Residence. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, buonasera, grazie. Grazie per essere qui. Grazie. Allora, mi rendo conto che questo è veramente un tema molto, molto ampio che apre davvero, davvero un mondo. Però direi di iniziare parlando proprio di tutte quelle problematiche che possono esistere quando ci portiamo a casa un cucciolo, no? Tra l'altro abbiamo proprio fatto una puntata sui cuccioli in cui abbiamo parlato della prima educazione, ma sappiamo che ci possono essere delle problematiche, diciamo, no? Relative proprio al primo periodo, Pietro. Sì, allora diciamo che parlare di problemi comportamentali sui cuccioli può essere fuorviante, nel senso che il cucciolo per il momento non ha problemi comportamentali, nel senso che una mancata educazione o una non corretta educazione del cucciolo può portarlo nella crescita a sviluppare dei problemi comportamentali. Quindi scusami se ti interrompo, tu adesso hai detto una cosa molto importante, perché partiamo dal presupposto che noi ci portiamo a casa un cane e che siamo praticamente fondamentali, sì. Perché il cane è equilibrato di suo, quindi un cucciolo, a parte forse qualche rara eccezione, insomma, no? Non ha
Diciamo che il compito del proprietario, magari sotto l'aiuto dell'educatore cinofilo, è quello di dare al cucciolo quelle competenze che gli permettono di favorire l'adattamento nel contesto umano. Il cucciolo ovviamente arriva in una casa, non sa come ci si comporta, le informazioni che riceve formeranno il suo futuro carattere. È chiaro che avere l'occhio per capire quali sono le tendenze caratteriali del cane ci permette di anticipare quelli che potrebbero essere i suoi futuri problemi. Quindi un occhio attento si accorge, per esempio, di avere magari davanti un cane che tende ad essere timido, riservato, e quindi sarà necessario lì fare un lavoro di apertura del cucciolo verso il mondo, verso la sua socialità con le persone o con gli altri cani. Quindi è chiaro che il cucciolo spesso nasconde, perché non ce lo dice ancora, nasconde dei piccoli problemi che potrebbero essere in nuce e che, se ovviamente non vengono correttamente affrontati, rischiano poi di esplodere con la maturità. Il lavoro di prevenzione è molto importante, perché il problema comportamentale spesso si presenta quando già è dentro magari il cane, quindi diventa anche difficile affrontarlo. Si parla di problemi legati alla separazione, si parla di problemi di aggressività, si parla di problemi di ipereccitazione. È chiaro che molto spesso tutte queste problematiche sono il frutto di qualcosa che è cresciuto nel tempo. E nel momento in cui è radicato nel cane, allora possiamo parlare di problema comportamentale, anche se dobbiamo sempre distinguere se abbiamo un problema comportamentale oppure, quindi, se abbiamo un cane che ha un problema oppure un cane che ci sta creando un problema. Ecco. E quindi la prospettiva qual è? Cioè, siamo il problema siamo noi o è il cane? Ad esempio, ecco, l'ansia da separazione, no? Che è una cosa di cui, diciamo, si parla spesso, sì. Specialmente quando ci portiamo a casa un cucciolo. Insomma, all'inizio bisogna magari avere qualche accortezza, è qualcosa che si sviluppa in situazioni particolari, oppure c'è una predisposizione del allora, cane? Diciamo che il cane è un animale sociale, è come tutti gli animali sociali, non ama restare da solo. Sa stare da solo. Il problema in realtà non è la solitudine, il problema è proprio la separazione. Cioè, nel momento in cui il proprietario si allontana dal cane, il cane si vive quel momento come un abbandono. È chiaro che poi il cucciolo, se si abitua gradualmente a questa separazione come anticipazione di un ritorno sicuro, il cane comincerà a capire che non c'è problema, ma nel momento in cui non fa questo salto, si vivrà ogni volta che il proprietario si allontana una sorta di abbandono, e questo lo porterà a sviluppare un'ansia o uno stress che poi si concretizza in comportamenti distruttivi oppure in vocalizzazioni o altro. Diciamo che anche qui, se il problema non è ancora presente, bisognerebbe abituare gradualmente il cucciolo a stare da solo, soprattutto costruendo con il cucciolo una relazione non di dipendenza. Quindi è vero che noi vogliamo molto bene i nostri cani, il problema è che molto spesso tendiamo a esagerare nel costruire una relazione esclusivamente affettiva, che crea una forma di dipendenza del cane nei nostri confronti. Quindi equilibrare la relazione significa dare al cane tutto quello che gli serve e non solo l'affetto. E certo, che poi dopo diventa importante, insomma, nella relazione che viene instaurata. Paolo, vengo da te. Allora, te sei, abbiamo detto, titolare insieme a tuo fratello del Camilla Residence, in tantissimi ormai lo conoscono, una pensione che è diventata però da poco anche canile sanitario, giusto? Sì, è diventata anche canile sanitario nel 2020. Abbiamo realizzato un'ala, diciamo, separata, perché giustamente si chiama canile sanitario perché i cani arrivano in profilassi sanitaria e, diciamo, in osservazione, fatta la profilassi, poi vengono ridistribuiti i cani ai rifugi diciamo di appartenenza convenzionati con i comuni di certo. appartenenza. E quante volte ti è capitato, a proposito, insomma, diciamo, di cani problematici, di avere a che fare con situazioni difficili, insomma, con cani di difficile gestione? Sono 23 anni che facciamo questa attività,
un'infinità, guarda, un'infinità. E poi, diciamo, è un'infinità, però, diciamo, è un lavoro anche piacevole, perché tutte le volte scopri delle particolarità diverse. Non si finisce mai di imparare. Il discorso è che è più facile per noi gestire le problematiche per i cani a pensione, per i cani padronali, perché noi facciamo un inserimento graduale, nel senso che il cane viene inserito piano piano nella struttura e quindi viene fatto portare la prima volta con il padrone, abbiamo la seconda volta viene lasciato da solo, cioè facciamo un po' un percorso e abbiamo modo di conoscere il cane, di leggerlo, di parlare anche con il proprietario, che spesse volte neanche te le dice tutte le problematiche, perché per paura un po' di essere giudicato, per paura magari, che ne so, perché sai, per i padroni i cani sono sempre, come diceva Piero, i figli. Certo. I figli loro va bene tutto, ma non è così, non è così. Però le situazioni più difficili, quindi diciamo che probabilmente le vivi, no? Nell'altra ala, quella... Le situazioni più difficili le vivi nell'altra ala, perché ti arrivano tamblè, cani traumatizzati, cani selvatici, cani che non hanno visto mai un guinzaglio, cani presi anche con le gabbie trappole, cani che stanno sulla montagna, cioè non hanno visto mai da lontano un umano. E lì diventa veramente difficoltoso. Piano piano bisogna lavorarci, fargli acquisire la consapevolezza che l'uomo poi non è così cattivo, entrare in simbiosi, e lì è un lavoro veramente bello e molto più difficoltoso. Senti, tu hai notato, insomma, che queste problematiche sono diciamo anche relative, no, al rapporto poi tra cane e, cioè, molto spesso, insomma, dipendono anche dal proprietario, perché mi dicevi che, insomma, il rapporto, no, tra cane, che spesso non è sano, tra cane e proprietario, poi porta anche a una gestione. Assolutamente, difficile. già l'ha premesso Pietro, no, col discorso del cucciolo. Quando un proprietario arriva con il cane, già dal carattere del proprietario capisci com'è il cane, perché in effetti il cane rispecchia sempre un po' il carattere del proprietario. Sai perché ti chiedo questo, Paolo? Scusa se ti interrompo. Ti chiedo questo perché vorrei evidenziare quant'è importante la coerenza con il proprio cane, e questo chiedo di confermarlo anche a te, certo. Pietro, quindi quant'è importante un tipo di rapporto sano, certo, con il proprio cane, anche poi per evitare problemi, non soltanto, no, caratteriali, ma anche di relazione poi con altre persone, oltre che poi con i propri simili. Quante volte ti è capitato, per esempio, se ti è capitato mai, che qualcuno ti portasse in pensione un cane perché magari ha difficoltà di gestirlo a casa? Quindi magari persone che ti dicono: guarda, tienimi il cane, che ne so, il weekend, tienimi il cane durante la settimana perché mi crea problemi magari con il nipote, con... Certo, capita spessissimo, e l'onestà sta nel proprietario che te lo dice. Ma ci sono anche dei proprietari che ti portano il cane a pensione e non ti dicono la problematica vera del cane. Ci portano magari dei cani che ci dicono: buonissimo, buonissimo, buonissimo. Poi tu capisci che il cane è buonissimo... non è. Allora dici: ma che sta succedendo? A ritroso scopri che magari già aggredito magari la fidanzata, la ragazza, la madre, cioè spesso e volentieri vengono anche coperte queste situazioni, però sì, ci capita spessissimo. Vi capita, e quindi, certo, che vi portino proprio cani, che vi rilascino, certo, anche... Beh, tu considera l'aria che noi lì siamo, diciamo, canile sanitario, quindi sì, i cani mordaci vengono portati in quarantena al canile sanitario. Finito i 10 giorni di osservazione che potrebbero uscire, ok, se diciamo l'amministrazione comunale insieme alla ASL ne dichiarano che il cane deve essere lasciato in struttura protetta e deve fare un percorso riabilitativo con Valentino, perché magari è un cane che già pitbull, che sono cani un po' più particolari, che già sono recidivi con le persone, con gli altri cani, a mordere, a fare praticamente, tra virgolette, danni, e allora a quel punto va bene, noi veniamo anche, diciamo, come si dice, i cani ci rilasciano, quindi siamo consapevoli del percorso che devono fare. Altri addirittura si trovano in difficoltà, si impauriscono, perché spesso e volentieri sono persone che non sono in grado di gestire determinate razze.
ti capita la persona di 80 anni che si fa magari un cagnone, un mastino di 80 kg. Ecco, di questo, ecco, ci voglio tornare dopo. La consapevolezza del cane che poi è quello che sarà, perché certo. Da cuccioli sono tutti quanti belli i cani, tutti carucci. Consapevolezza quello, poi che, dopo, quello che diciamo sempre, anche nell'adottare, lo ripetiamo certo. Ogni volta, ma non ci stanchiamo di farlo. Adesso però ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate lì perché poi torniamo e continuiamo a parlare di cani problematici. A tra poco. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. C'è un'isola dove trovi tutto, ma proprio tutto, per il tuo pet. Come Olife Natural Nutrition. Solo alimenti sani e bilanciati, con carne fresca come primo ingrediente. Olife Natural Nutrition lo trovi in esclusiva nei negozi e sul sito isoladeitesori.it. L'isola dei tesori. Pet lovers. Come te. Siamo rientrati in studio e stavamo parlando di cani problematici con Pietro Gasparrini, educatore cinofilo, e Paolo Carotti, titolare del Camilla Residence. Ci siamo lasciati, Paolo, parlando di cani mordaci, quindi a questo proposito voglio coinvolgerti, Pietro, proprio parlando dell'aspetto dell'aggressività. Sì. Quindi diciamo che ti voglio chiedere se ci sono cani, no, con un'indole aggressiva, come riconoscerla, cosa fare per, diciamo, capire quale strada prendere. Allora, intanto ogni volta che abbiamo davanti un cane dobbiamo sapere che dentro quel cane ci sono tre soggetti. Allora, prima di tutto il cane è un cane e quindi appartiene a una specie che avrà degli istinti di specie. Poi ci sono le vocazioni di razza. Le vocazioni di razza è la selezione che l'uomo ha fatto per far fare a certi cani certi lavori. E quindi l'uomo non ha fatto altro che prendere dei cani che avevano degli istinti più spiccati, li ha fatti accoppiare finché non ha fissato delle vocazioni che gli servivano per un certo tipo di lavoro. Infine esistono le attitudini individuali, cioè il singolo soggetto che ho davanti e quanto quel soggetto riesce a mettere in campo le vocazioni di razza. Ora, è ovvio che se io ho un cane che è stato selezionato dall'uomo per fare i combattimenti in origine, è chiaro che dentro quella razza ci sarà una vocazione che lo porterà ad avere una spiccata aggressività. Ma questa aggressività dobbiamo ricordarci che molto spesso è rivolta verso gli altri cani. Quindi l'idea del cane pitbull che aggredisce le persone è in realtà una fantasia. Il pitbull ha un'aggressività magari dentro di sé spiccata, ma che è rivolta agli altri cani e non alle persone. Anzi, se io costruisco un'arma da guerra devo saperla gestire e quindi la docilità di quel cane deve essere altrettanto alta. Poi ci sono le attitudini individuali, cioè non è detto che tutti i cani appartenenti a quella razza abbiano necessariamente sviluppata quell'aggressività che appartiene in generale alla razza, ma non al soggetto specifico. Conoscere le vocazioni di razza del cane mi dovrebbe anche qui permettere di sapere chi ho a fianco e che cane scelgo di avere a fianco. Ora, è chiaro che se ho l'idea di portare il mio cane in area cani e di farlo giocare con gli altri cani, forse la scelta di prendere un certo tipo di cane non è in linea con quelle che sono le mie aspettative.
Quindi anche qui torniamo un'altra volta alla prevenzione, sapere chi abbiamo a fianco ci permette anche di scegliere il cane più adatto al nostro stile di vita. Una cosa è chiara però, molto spesso si parla di cani cattivi. Ok, il cane, questo è un errore, noi stiamo proiettando sul cane le interpretazioni che possiamo dire, Pietro, che non esistono cani cattivi? Non esiste il cane cattivo semplicemente perché la cattiveria è qualcosa che appartiene solo all'essere umano. Mi spiego meglio. Allora, se per cattiveria intendiamo fare del male per il piacere di far del male, secondo me questa è la cattiveria, questo non appartiene al cane. Il cane che mostra aggressività è un cane che ha un motivo per comportarsi in quel modo. E il nostro lavoro è quello di cercare di rintracciare quali sono le cause che portano il cane a comportarsi in quel modo. Spesso noi confondiamo gli effetti con le cause. Noi parliamo di aggressività e tentiamo di risolvere il problema aggressività, ma in realtà l'aggressività è l'espressione di qualcosa che potrebbe rivelare un altro problema. Cioè, se io ho un cane che ha paura delle persone ed è aggressivo con le persone, il problema non è l'aggressività, il problema è la paura, e io devo andare a risolvere la paura, non l'aggressività. L'aggressività è esclusivamente l'espressione di quel problema, il modo in cui il cane ha imparato a risolvere il suo problema. Certo, un cane aggressivo diventa un cane problematico, ma dal punto di vista del cane l'aggressività è la risposta etologicamente corretta a un problema, cioè la paura. Quindi il nostro obiettivo, quando lavoriamo in recuperi comportamentali o in rieducazione, è sempre cercare di capire quali sono le motivazioni che portano il cane a comportarsi in quel modo. Il proprietario è preoccupato dell'aggressività, ma noi dobbiamo preoccuparci del cane e quindi del motivo per cui il cane è diventato in qualche modo aggressivo. L'aggressività fa parte dell'animale, viene considerata una dote in natura, perché l'aggressività permette all'animale in natura di sopravvivere. L'aggressività diventa un problema quando è eccessiva rispetto alla situazione che lo richiede o quando è esibita in un contesto che non dovrebbe richiedere aggressività. Quindi se io prendo un cane, lo metto in un angolo e lo minaccio con un bastone, il cane mi morde. Ma quella è la risposta corretta ad una minaccia. Se invece ho un cane che quando vede un signore con il bastone passare lo aggredisce, quello è un problema perché il cane confonde una cosa normale con una minaccia. Ma dal punto di vista del cane l'aggressività è comunque la risposta corretta. Quindi insomma ci sono percorsi riabilitativi in grado, Pietro, di recuperare cani? Sì. Io penso anche a cani diciamo che hanno subito un abbandono, che hanno subito un maltrattamento importante, sì, che apparentemente, insomma, molto spesso sentiamo dire, no, che sono cani aggressivi. Te, Paolo, poi ne sai insomma anche te qualche cosa naturalmente, per cui... Sì, ci sono dei percorsi che devono partire proprio dall'origine, cioè dal capire che cosa è successo dentro al cane. Ci sono situazioni difficili, secondo me non ci sono cani difficili. Cani irrecuperabili? Allora, sono rari secondo me i cani irrecuperabili, molto spesso si presentano delle situazioni che sono irrecuperabili, nel senso che sono compromesse oppure non sono... Quello stesso cane portato in un altro contesto potrebbe rispondere benissimo, ma in quel contesto magari non ce la fa. E infatti questo lo volevo chiedere a Paolo. Paolo, quanti casi così ti capitano per le mani, diciamo, concedimi? Allora, capitano diverse situazioni, ma quelle che a noi mettono più, diciamo, in ansia, che ci preoccupano di più, sono i cani paurosi. Perché ecco, sì, perché il cane pauroso poi alla fin fine basta una folata di vento, basta un evento anche che per noi è nuovo, che potrebbe sfogare, diciamo, questa sua paura in aggressività. Poi noi non abbiamo lì un tempo per poter lavorarci, perché i cani che ti lasciano a pensione per un periodo breve, uno cerca di familiarizzare e dargli la tranquillità possibile e immaginabile, però abbiamo riscontrato che i cani più pericolosi, tra virgolette, sono quelli paurosi, questo sì. Ecco, quindi insomma, sì, effettivamente... Perché un cane che ostenta un'aggressività eccessiva agli eventi, lo sai leggere, lo leggi subito. Il cane pauroso no, perché basta un evento anche sciocco che diventa poi pericoloso e imprevedibile.
Poi ci sono i cani imprevedibili che sfogano dal gioco all'aggressività. Ci sono capitato pure questi soggetti, cani che con noi giocherello, tutto un tratto, non si sa che cosa è, sfogano un'aggressività. Parlando con i proprietari, dice sì, l'ha fatto anche con noi. Ecco. Ci sono gli educatori. Ci sono gli educatori, quindi... Portati. Senti Pietro, quanto conta in tutto questo l'isolamento sociale del cane? Essendo un animale sociale, è chiaro che il cane è fatto per vivere insieme a un branco. In questo caso il cane ha fatto una doppia scelta di socialità. Rispetto al suo antenato che è il lupo, il cane ha scelto di raddoppiare la sua socialità tra cani, anche ed estenderla a quella delle persone. Quindi è chiaro che uno dei bisogni primari che il cane deve aver soddisfatto è proprio quello di stare insieme a noi. Quindi un cane che resta isolato, che non ha modo di viversi la relazione, è un cane senza una bussola, senza un riferimento, cioè vive in un contesto umano senza avere nessuno che lo guida in questo mondo e quindi esprimerà il suo disagio attraverso dei problemi. Secondo me, noi parliamo di problemi comportamentali e ci sono tante espressioni, ma secondo me si riduce tutto a una cosa. Tutti i problemi comportamentali, secondo me, si possono esprimere in maniera diversa, ma derivano dalla difficoltà del cane di adattarsi al contesto umano. Il cane cerca di adattarsi al contesto umano nel momento in cui non ha gli strumenti per farlo, va in difficoltà e questo si sfocia in problemi comportamentali, che possono essere l'iperattività, che possono essere lo stress, l'ansia da separazione, l'aggressività, dipende da tanti fattori e dal soggetto, ma la difficoltà di adattamento secondo me è alla radice di tutto. E quindi noi come possiamo in due parole intervenire su questo? O come possiamo prevenire magari? Rivolgendo con maggiore consapevolezza. Noi spesso prendiamo un cane e non sappiamo bene cosa farci. All'estero le cose vanno un po' diversamente, c'è maggiore consapevolezza, quindi chi prende un cane si assicura di fare un percorso educativo o di conoscere l'animale e questo previene i problemi. Certo. Quindi sempre consapevolezza. Esattamente. Sempre consapevolezza che sta alla base di tutto, noi lo diciamo sempre qui in ogni puntata, quindi adottare con consapevolezza, ma soprattutto essere veramente, diciamo, mi ripeto, insomma, però consapevoli di quello che significa avere un cane e gestirlo. Pietro, io ti ringrazio. Grazie. Grazie a te. Adesso ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità, ma restate con noi perché lo sapete, tra pochissimo c'è un nuovo cagnolino in cerca di casa. Tra poco. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. C'è un'isola dove trovi tutto. Ma proprio tutto per il tuo pet. Come Olife Natural Nutrition. Solo alimenti sani e bilanciati, con carne fresca come primo ingrediente. Olife Natural Nutrition lo trovi in esclusiva nei negozi e sul sito isoladeitesori.it. L'isola dei tesori. Pet lovers. Come te.
E siamo nell'angolo del cuore, lo spazio dedicato alle nostre adozioni. Ormai lo sapete, in questo spazio noi abbiamo proprio qui, fisicamente in studio, un cagnolino in cerca di casa che dà a me e a tutti coloro che ci credono l'opportunità di parlare di adozioni e di sostenerle. E allora un altro amico vuole unirsi oggi a questo variopinto coro solidale. Ascoltiamolo insieme. Come va ragazzi? Dimmi fido di te! Ciao Ilaria! Volevo salutarvi. Ne approfitto per ricordarvi che, se possibile, gli animali vanno sempre aiutati, e aiutati nel modo migliore è andare a prendere in canile, perché poi alla fine, se no, rimangono lì da soli e ce n'è veramente di tutti i tipi, di tutte le età. È un'occasione unica per fare del bene a loro e a noi stessi, perché è un'unione unica, no? Tra uomo e animale, cioè ci fanno solo del gran bene e glielo farete anche voi. Quindi mi raccomando, il canile è il posto migliore, va bene? Ve lo dice uno che ne ha tre. A presto, ciao Ilaria, ciao a tutti! Mi fido di voi, Ciao! E lui, lo avrete riconosciuto, era Cisco, una delle Iene di Italia 1, che io ringrazio sia per l'appello che naturalmente per aver adottato ben tre cani. Adesso però è il momento, lo sapete, di lasciare spazio all'ospite speciale di questa settimana, accompagnato nuovamente dalla nostra Sofia. Ciao Sofia, bentornata dopo un periodo di assenza. Grazie. Come stai? Bene, ora bene, grazie. Ti sei ripresa dall'influenza? Sì. Bene, senti, chi accompagni oggi? Un ragazzo maestoso, meraviglioso. Un gigante gentile. Un gigante buono, chi è Sofia? Lui è Albertone, un meticcio di 2 anni e mezzo, sterilizzato e vaccinato. Purtroppo ha perso il suo compagno di vita a causa del Covid e adesso è accudito da delle volontarie che non gli fanno mancare nulla, però ha bisogno di una vera e propria famiglia. È un cucciolone molto buono, si affeziona subito e gli piace giocare. Basta conoscerlo un po' per innamorarsi di lui. È meraviglioso, avvicinamelo che lo voglio accarezzare, Albertone. Ecco, non serve neanche che io mi abbassi, perché ci arrivo praticamente quasi bene, quasi alla mia altezza. Albertone, che porta anche lui la bandana dell'Isola dei Tesori. Approfitto per ringraziare l'Isola dei Tesori, che è il nostro main sponsor. Albertone è talmente bello, talmente dolce, da aver ispirato praticamente una ragazza che è andata a conoscerlo e che praticamente è rimasta folgorata da lui. Io voglio leggervi queste righe che ha scritto proprio per Albertone. È sempre difficile trovare le parole giuste per fare questi appelli. Si può davvero descrivere un'anima in così poche righe? Ridurla ad un elenco di aggettivi per convincervi a dare un'occasione a chi una famiglia ce l'aveva e l'ha persa per sempre? Ti abbiamo chiamato Albertone. A modo tuo sei una vittima della pandemia che ti ha cambiato per sempre la sorte. La tua vita si è come fermata 2 anni fa, quando hai perso tutto. Nessuno ha mai chiamato per te, nessuno è venuto a conoscerti. Forse per la tua taglia, forse perché non sei più un cucciolo, eppure tu esisti e resisti. Sei davvero un gigante buono, che si fida e si affida. Una creatura dolcissima, giocosa persino con i bambini, il cui vociare festoso, invece di infastidirti, genera in te quel meraviglioso entusiasmo che ti contraddistingue. Forse Albertone ci dobbiamo rassegnare? E come te lo spiego mentre mi guardi con quegli occhi pieni di speranza, che intanto il tempo passa, scorre inesorabile e tu rimani lì, in eterna attesa di qualcosa, di qualcuno. Aspetti insieme a noi l'occasione giusta, quella a cui non smetteremo di credere, perché tu sei speciale e presto o tardi lo capirà anche chi è destinato a te. Davvero una dedica bellissima, che oltretutto descrive perfettamente proprio l'indole di Albertone. Voglio ricordarvi che per chiedere di lui, per andarlo semplicemente a conoscere, per avere altre informazioni, potete contattare il numero che vedete in sovraimpressione. E allora Albertone, qualche altro istante per farlo vedere. Io prego la regia di rimanere su di lui, perché tra l'altro ha veramente dei colori meravigliosi, è un pelo eccezionale. E poi è buono, sta veramente a suo agio. Allora io ti ringrazio Sofia e faccio un grande in bocca al lupo
ad Albertone che possa veramente trovare la sua strada, la famiglia per la vita finalmente. Grazie a voi. Grazie. E dopo di lui continuiamo con i nostri appelli, sapete, perché ve lo dico sempre, che le richieste che riceviamo sono moltissime, noi cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo quindi di dare visibilità tra quelle che ci arrivano alle più urgenti. Io oggi vi presento una coppia, loro sono ospiti del canile rifugio di Monte Argento. Si chiamano Giuseppe e Maria. Iniziamo da Giuseppe. Giuseppe è un maremmano abruzzese di circa 6 anni. È bravissimo e molto intelligente. Impara tutto ciò che gli si insegna con estrema facilità. Forse un po' diffidente all'inizio, ma una volta presa confidenza con le persone sa essere davvero un compagno divertente e dolcissimo. Ama camminare ed esplorare gli spazi intorno, purché in contesti non eccessivamente caotici. Passiamo a Maria. Lei è una femmina di cane corso, ha circa 8 anni ed è la storica compagna di Giuseppe. Loro sono praticamente inseparabili. Maria è molto tranquilla, ama le passeggiate e si relaziona molto bene con le persone. Una caratteristica che la contraddistingue è quella di amare moltissimo il cibo e forse si vede anche. Il sogno naturalmente è quello di farle rimanere insieme, quello di trovare una famiglia che decida di fare a sé e a loro questo prezioso regalo. Per Giuseppe e Maria potete contattare Stefania al numero che vedete in sovraimpressione. E dopo i nostri appelli io vi lascio al consueto spot contro l'abbandono ed il maltrattamento che ci ha concesso il Comune di Terni e che ormai sentiamo anche un po' nostro, che ci mostra davvero come poter fare la scelta giusta. Guardiamolo insieme. Ed eccoci rientrati in studio, dopo i cani, a questo punto passiamo ai gatti, nel piccolo spazio che abbiamo deciso di ritagliare per loro. Voi sapete che le volontarie che si occupano di gatti sono sempre in emergenza. Il nostro obiettivo è quello di dar loro una mano come possibile, quindi dare visibilità a più gatti possibile, insomma in cerca di casa. Oggi ne abbiamo 2, io ve li vado subito a presentare. Iniziamo dal primo. Lui si chiama Romeo. Romeo, come gli altri che vi ho mostrato, rientra in quelle che noi chiamiamo adozioni del cuore perché si tratta di un gatto FIV positivo, anche se asintomatico. Lui viveva con la sua anziana padrona che è stata recentemente trasferita in una casa di riposo. È attualmente accudito da una volontaria che cerca per lui una nuova definitiva famiglia. Potete contattarla al numero che vedete in sovraimpressione, lei si chiama Roberta. E dopo Romeo vi presento Masha. Masha ha 1 anno, è vaccinata, sanissima, molto dolce ed estremamente amante delle coccole, come potete vedere dal video che vi stiamo mostrando. Per lei potete contattare Natalie, che è la volontaria che se ne sta occupando, al numero che vedete in sovraimpressione.
Bene, anche per oggi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i miei ospiti, grazie a Pietro Gasparrini, grazie per essere grazie stato con noi, grazie Paolo Carotti. Ringrazio Gianluca Nasi, il nostro direttore, la regia di Iago Stamigna, Fabrizio Tini per l'audio e le luci, Federica Tini per le scenografie, Marzia Marinelli per le foto. Nuovamente il nostro main sponsor, l'Isola dei Tesori, e naturalmente, come sempre, tutti quanti voi che anche oggi ci avete scelto e seguito fin qui. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo per una puntata sulla tolettatura del benessere. A questo punto vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ricordo che gli animali sono nostri amici e che gli amici non si abbandonano mai.